Quindi anche per averci dato l'occasione di questo dialogo nord-sud, diciamo, anche su questo argomento, ci vede anche insieme e non le nelle differenze. Cercheremo di esplorare tutto oggi. Io do la parola alla dottoressa Lisciotto, che è il nostro segretario scientifico, che anche lei ha organizzato tutto l'incontro per la presentazione ufficiale. A dopo. Grazie. Io do il benvenuto anch'io a Sara Micotti e Luca Faffani. Presento Sara, che è psicoterapeuta psicanalitica di bambini, adolescenti e adulti, psicoanalista della coppia e della famiglia, PCF, membro ordinario NPSA ed FEFPP e dell'APPIA. Docente del corso di perfezionamento in psicologia clinica perinatale dell'Università di Brescia, direttrice scientifica del settore psicoterapia della Fondazione Benedetta d'Intimo di Milano. Ciao Sara. Ciao, grazie della presentazione. Ciao, ciao Donatella, buon lavoro. E poi passo a Luca Fanfani, che è produttore esecutivo della Mercurio Cinematografica a Milano. È nato a Buenos Aires, ma è originario della Toscana. Ha vissuto e lavorato a Roma, per poi trasferirsi a Milano, dove si è occupato di pubblicità. Nel 2001 diventa partner di Mercurio Cinematografica e vincitore di 12 Leoni a Cannes. Il suo sogno più grande è vedere la Fiorentina giocare in Champions League. Allora, io vi ringrazio per l'invito che avete accettato. Come diceva Diletta, effettivamente questo è un argomento che avevamo pensato fosse diluito e invece ci stiamo ritrovando di nuovo, anzi più di prima, una situazione molto cruciale, molto grave. E quindi forse oggi questo incontro ci servirà per riflettere insieme con tutti quelli che sono intervenuti e che ringrazio. Quindi Sara, do a te la parola. Ascolteremo prima Sara, poi Luca con una sorpresa, diciamo, no? Un regalo, un video che è stato realizzato durante il lockdown. Poi faremo un po' di pausa e poi ritorneremo con i contributi del Centro dello Stretto. Prego, Sara. Grazie Donatella, grazie alla Presidente del Centro, grazie a tutti. Insieme a Luca abbiamo creato una scaletta di lavoro sul modello della conversazione, per cui in realtà comincerà questa conversazione con voi, Luca, raccontando un po' come ha vissuto professionalmente e anche personalmente il primo lockdown. E poi vi parlerò un po' del mio lavoro, mio e vostro, insomma, in questi mesi. E poi tornerà la parola a Luca e vedremo insieme a lui il suo cortometraggio. Per cui, se sei d'accordo, Luca, ci racconti un po' come i tuoi primi pensieri su questo argomento delle risonanze nel lockdown. Non c'era proprio niente, nel senso era un silenzio totale perché non si sentiva proprio niente. Adesso il nostro comparto era proprio completamente andato, nel senso che non si poteva girare, non si poteva fare niente, non si poteva uscire. Quindi noi eravamo arrivati un po' alla follia che per girare si faceva tutto attraverso telefonini o incontri via Zoom o shooting via Zoom, quindi abbiamo realizzato determinate campagne assolutamente in remoto, ma totalmente, per cui il casting che normalmente un signore va in una sala casting e fa la prova, e fa vedere come recita, viene fatto invece tutto su Zoom, tutto a casa sua, nel senso per cui la scenografia e tutto quanto era sposta a quello, puoi metterlo giù un'altra cosa, togli quella roba lì, delle case improbabili, diciamo, per cui piano piano era scoprivo un mondo, perché poi giravamo anche all'estero, ma la situazione era uguale, quindi la roba era una situazione un pochettino di disagio, nel disagio di cose, tra virgolette, anche divertenti, insomma, drammatiche, ma divertenti. La situazione non era assolutamente
divertente. Quindi il vissuto è stato, penso che per nessuno sia stato bellissimo. In tutto questo piccolo casino, una pazza americana ci ha chiamato, una regista americana brava, importante, ci ha chiamato, cioè perché non riuscite a realizzare qualche cosa per evidenziare in tutto il mondo quello che è successo. Quindi da lì è partito questo progetto, che poi dopo spiego meglio, però le ha messo in ballo. All'inizio eravamo 10 paesi, ma poi sono diventati una cinquantina. Per cui in ogni paese, ogni regista, ogni casa di produzione ha un modo di vivere di questa pandemia. Quindi poteva sceglierlo, il tema era completamente libero, era molto se stessi, ma a proposito di risonanze, via di seguito, ognuno dava la sua. Interessante perché era completamente libero e dava sfogo, quindi dall'India al Bangladesh agli Stati Uniti, eccetera, ognuno mandava i spunti, quindi stanno collezionando questo per fare un film totale. E bene, nel senso che vedi sempre che c'è qualcosa che riesci comunque a fare, in ogni caso. Ed è la situazione molto più umanamente interessante, forse, perché c'era proprio voglia comunque da parte di tutti di fare qualche cosa, in ogni caso, comunque fare qualcosa. Penso che non mi annoio più di così. Poi dopo casomai vi racconto meglio la storia e il perché, come è nato tutto l'incastro del cortometraggio che abbiamo realizzato. Qualche problema di linea. Non so se avete sentito, non riesco a ridirlo tutto. Abbiamo sentito fino a quando hai detto che poi ci racconterai. Lì avevo finito. Vorrei aggiungere, prima di passare la parola a Sara, che noi siamo particolarmente contenti, privilegiati anche di avere la presenza di Luca Fanfani, perché, che conosciamo attraverso Sara, perché il nostro intento nel Centro dello Stretto è sempre stato quello di coniugare diversi linguaggi, di non rimanere chiusi solo nell'aspetto tecnico, teorico della psicanalisi, ma di renderla molto, appunto, dialogante con altri linguaggi. Quindi la presenza di Luca Fanfani ci dà questa opportunità di ascoltare già quello che hai detto. A me ha colpito particolarmente perché effettivamente da tutte le parti del mondo, in un momento così immobilizzante, così paralizzante, però è sorta questa necessità di non fermarsi, e tutti hanno risposto a questa chiamata. Hanno, tu hai detto, un'americana pazza a un certo punto ci ha chiamato. Io penso che un'americana molto creativa, che aveva un senso, insomma, della vita, che proprio in questo momento di morte dobbiamo tutelare, dobbiamo ricercare in tutte le forme, che siano legate all'approccio psicoanalitico, a quello artistico, a quello della letteratura, della poesia. Però credo che in questo momento più che mai tutte queste componenti debbono essere in dialogo fra di loro e devono funzionare molto forte, proprio per affrontare questa pandemia di morte che ci sta colpendo. Allora, io riprendo per un momento il filo della narrazione affettiva, insomma, che ci ha portato Luca. Noi ci siamo ritrovati a giugno all'aperto, in un posto incantevole dove si allevano caprette, nell'Oltrepò Pavese, con Luca e i nostri comuni amici, le nostre famiglie, e con molta emozione, le mascherine, insomma, era proprio il nostro primo ritrovo. E in quell'occasione abbiamo scoperto che tutti, ciascuno di noi, era dentro a un esperimento, non solo all'esperimento di adattarsi alla situazione e continuare a fare del proprio meglio, ma anche degli esperimenti, io direi, creativi, lavorativi. E così Luca ha parlato del corto, io ho parlato del servizio emergenze, che ha visto
il gruppo Psicanalisi Coppia e Famiglia molto molto attivo, secondo me, molto, molto dentro. E direi che l'incontro di oggi ha le sue radici in quella domenica di giugno sulle colline Pavesi, dopo di che molto generosamente Luca ha consentito di proiettare il corto nel convegno sulla depressione nella prima infanzia, e che, un tema, insomma, due temi molto pertinenti, molto che si sono supportati per capire tante cose. E, ecco, adesso invece scatta una parte un pochino più noiosa per i non addetti ai lavori, perché tra gli ospiti ci sono anche persone appassionate di cultura, non solo psicanalisti, per cui abbiate pazienza, ma mi sembra importante anche rispetto ai colleghi e agli allievi, soprattutto voi avete un vivaio molto bello nel vostro centro, per cui mi sembra importante fare una piccola, una panoramica della, dal mio punto di vista, no? Di cosa abbiamo potuto fare nel periodo del lockdown e anche di cosa stiamo facendo oggi. Per cui la mia scaletta sarebbe questa, di parlarvi un po' del servizio emergenze, di cosa, come è stato attivato dal Ministero della Protezione Civile e i dati principali che sono emersi. Poi del servizio psicoterapie del Centro Benedetta d'Intino, di come abbiamo continuato a muoverci nell'età evolutiva, qualche cenno sulla cassetta degli attrezzi e poi soprattutto qua e là vi racconterò dei frammenti clinici, perché nel nostro lavoro la narrazione è importante, riuscire a creare narrazioni con i pazienti, anche con i bambini, e poi narrare la propria esperienza ai colleghi. E poi passo la parola a Luca. Adesso devo fare share screen e farvi cominciare il mio PowerPoint. Scusate, provo. Ecco. Ecco, la comunità psicoanalitica era in realtà già attiva almeno dal 2010 sul tema delle psicoterapie e psicoanalisi online, e c'è uno dei primi libri che ha in copertina un'immagine molto seria di Freud che però ci guarda attraverso lo schermo. Certamente la pandemia e il distanziamento hanno introdotto un'accelerazione nella sperimentazione e nello studio di criticità e opportunità del lavoro di psicoanalisi e psicoterapia online. Faccio qualche accenno, ma molto breve, poi vi dirò dove si possono trovare anche poi delle lunghe bibliografie. Qualche accenno alla letteratura scientifica. Florence Guignard è una anziana psicoanalista francese sempre al passo, anzi avanti rispetto ai tempi, molto, molto creativa, e già nel 2010 sulla rivista di psicanalisi italiana poneva l'attenzione sull'interesse che i bambini e i ragazzi hanno per il mondo virtuale, i giochi virtuali, e quindi invitava i più anziani terapeuti a interessarsi a questi mondi virtuali e a innestare rappresentazioni, simboli, vita emotiva in un mondo che potrebbe sembrare inanimato e bidimensionale. Dopodiché la Jill Scharf ha scritto numerosi libri, tra cui quello che ho citato poco fa, e con Freud che partecipa a una call, diciamo. Dopodiché gli studi sulla psicanalisi online hanno avuto molto impulso nei paesi remoti come l'Australia, Mary Bales è australiana, paesi in cui se un terapeuta desidera formarsi deve fare le supervisioni con dei maestri in Italia, negli Stati Uniti, altrove, e così vale per la Russia, la Cina, l'India, è in grande espansione la psicanalisi, il Giappone, è in grande espansione la psicanalisi in questo momento. E questi autori appunto analizzano opportunità e criticità
Finora sia la Sharpe sia la Bales hanno parlato di psicoanalisi con adulti. Il primo lavoro sulla psicoterapia psicoanalitica con non bambini ma preadolescenti è di Caroline Sehon, è in un libro della Sharpe del 2015 e questa autrice racconta due psicoterapie fatte online con due ragazzini preadolescenti e sono esempi molto, di lavoro molto efficace, molto toccante e l'autrice rileva come la dimestichezza dei ragazzi con gli strumenti tecnologici sia sicuramente un aiuto a creare un setting che coinvolga i ragazzi e che li aiuti a toccare dei temi veri e profondi. Alessandra Lemma ha scritto diversi libri sul tema della psicoanalisi online e negli anni dal 2010 a oggi, parlando di come, di nuovo, di come sia un arricchimento per la nostra cassetta degli attrezzi e di come si possa sviluppare la crescita del pensiero simbolico. Poi c'è anche un intervento esplicito, diciamo, oltre a quelli impliciti che Nino Ferro fa a braccio nei suoi interventi, c'è un intervento scritto, insomma, in un'intervista che ha fatto con Serge Sanchez per la rivista Comunicare della Fondazione Dintino nel 2019 e Ferro osservava allora, cioè prima del lockdown, che le sedute online motivate dalla lontananza, da un viaggio, da un trasferimento di un paziente o da situazioni di emergenza sono efficaci. Ciò che conta è il rispetto del ritmo del lavoro. Quello è l'elemento del setting, secondo lui, più importante che non l'essere in presenza. E poi già allora, insomma, in un'epoca più serena delle nostre vite collettive, Ferro osservava che la dimensione online può aiutare l'evoluzione della psicanalisi e renderla più vicina alle esigenze di un mondo che cambia, aperta al futuro. E ora siamo qua in molti a lavorare online. E poi c'è un articolo molto recente, se non lo conoscete vi invito a leggerlo, è bello, di Lina Ehrlich, sulle sedute di teleanalisi in cui si parla finalmente anche dei bambini, fare analisi con i bambini attraverso lo schermo sono una ricca opportunità e si può creare uno spazio transizionale. Ecco, l'articolo di Lina Ehrlich è sul Journal of the American Psychoanalytic Association 2019. Dal 2020 fioriranno tantissime pubblicazioni su questo tema e su tutte le riviste italiane e straniere. Ecco, il progetto, vorrei raccontarvi qualche cosa, forse ne sapete già molto, ma del progetto di ascolto psicologico creato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile nei mesi di aprile, maggio, giugno 2020. Sono stati creati due livelli di lavoro. Un primo livello, il famoso numero 1500, bisognava digitare 1500, e questo servizio era attivo 24 ore al giorno, ha ricevuto circa 50.000 telefonate ed era svolto da psicologi volontari. Poi queste telefonate erano in qualche modo filtrate e quelle che necessitavano di un approfondimento sono state inviate a un servizio di secondo livello, questa volta gestito da psicoterapeuti appartenenti alla Consulta Nazionale CNOP, che riunisce le associazioni scientifiche di psicologia, fra cui i soci della European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy, la Società Psicoanalitica Italiana, PSPI,
e anche la Società Italiana di Psicoanalisi della Coppia e della Famiglia, PCF, di cui alcuni degli amici di Messina fanno parte, e anche l'altra associazione in cui ho avuto la fortuna di formarmi, la Appia di Torino, un'associazione per la psicoterapia psicoanalitica dell'età evolutiva. Allora, l'impegno per noi partecipanti a questo servizio, noi psicoterapeuti, era quello di rispondere entro 24 ore alla richiesta dell'utente e offrirgli un ciclo di 4 sedute di consultazione psicologica con un certo ritmo, con un certo setting in mente che potesse produrre almeno qualche piccola trasformazione. Alle spalle, ecco, noi abbiamo partecipato in tanti, oltre 1500 psicoterapeuti hanno partecipato a questo servizio e sentendo alle spalle la storia un po' della psicoanalisi dei pionieri. Durante la Seconda Guerra Mondiale, poi nel dopoguerra, c'è stato un grande coinvolgimento degli psicoanalisti, soprattutto sul territorio inglese. E Anna Freud fondò le Hampstead War Nurseries, ospitando i bambini rimasti orfani, e poi da queste War Nurseries gemmarono delle istituzioni molto interessanti, gestite da allievi e allieve di Anna Freud, che si occuparono dei bambini scampati ai lager. Ci sono delle testimonianze straordinarie. E le sorelle Bucci, che italiane, che sopravvissero ai lager, raccontano ancora con modo vivido, sono delle signore quasi novantenni, di come giocare con persone competenti, attente, affettuose, là ridiede loro vita, speranza e voglia di riprendere il cammino della vita. Ecco, Anna Nicolò, che è stata fino a poco fa la presidente della Società di Psicoanalisi, ha ricordato con vigore l'importanza della vocazione sociale della psicoanalisi, un aspetto, no, che sta riprendendo potenza e forza, riconoscimento. Ecco, hanno chiamato soprattutto persone over 60 anni, poi giovani adulti e in una certa misura anche genitori con i bambini. Io ricordo una collega che ha raccontato di essersi presa cura di un signore ultra settantenne, isolato, e che non riusciva più a uscire di casa, e lei lo ha accompagnato stando al telefono con lui nella prima passeggiata intorno all'isolato. Ovviamente dietro a questo ci sono anche contenuti profondi di rassicurazione attraverso il toccare aree traumatiche. È un gesto che parla, ecco, non è un gesto di intrattenimento. E riguardo ai bambini, è stato dato aiuto a vedere ai genitori affinché potessero vedere i bambini in modo diverso, rendersi conto che i bambini percepivano quello che stava succedendo e avevano bisogno di spiegazioni, ma non solo razionali, anche spiegazioni metaforiche, no? Quelle che aiutano i bambini a comprendere veramente le ansie e le paure e le insicurezze che stanno attraversando. Ci sono molti libri adesso in circolazione, vorrei aggiungere, che proprio disegnano il coronavirus con la coroncina e i satelliti, non so, ecco, i bambini hanno bisogno più di metafore, ecco, affrontare l'ignoto con più filtri, ma senza negare gli elementi di inquietudine e di sofferenza. Naturalmente le problematiche psichiatriche più gravi sono state indirizzate ai servizi sociosanitari dei diversi territori di tutta Italia. Riguardo alla mia esperienza, che ho condiviso ovviamente col gruppo dei colleghi della Società di Psicoanalisi della Coppia della Famiglia, mi ha colpito la possibilità di raggiungere zone veramente remote,
zone rurali, zone che sono veramente lontane, non solo fisicamente, geograficamente, ma anche in senso esperienziale e direi anche cognitivo, dal mondo delle cure psicologiche. L'ascolto in queste zone in realtà è stata un'esperienza di testimonianza, testimoniare che siamo tutti umani, tutti sulla stessa barca, che c'è una risonanza tra le emozioni e certamente un riconoscimento della sofferenza mentale. In taluni casi è stato possibile tradurre la sofferenza in narrazione e suscitare sentimenti di curiosità, creare uno scambio profondo, a volte molto intenso. Alcuni dei partecipanti a questo, degli utenti, diciamo, che hanno partecipato a questo sportello, hanno poi espresso subito, anche a distanza di tempo, gratitudine e anche la volontà di proseguire la ricerca su di sé. E poi è stato di grande forza il lavoro nei gruppi di intervisione tra i colleghi. Ci siamo trovati alla sera dopo queste, online ovviamente, dopo queste giornate in cui avevamo i nostri vecchi pazienti, questi nuovi del servizio di ascolto, ed è stato importante sia elaborare l'esperienza ma anche sentirci vicini nelle nostre vulnerabilità umane. E abbiamo imparato davvero aspetti nuovi riguardo al nostro strumento di lavoro psicoanalitico e poi colto, ecco, un grande bisogno di cura, e quindi tutte le associazioni adesso, anche l'Ordine degli Psicologi, si stanno muovendo per valorizzare meglio la nostra professione anche a livello pubblico e poter raggiungere gli utenti sia nelle scuole, negli ospedali, in tante realtà della nostra vita quotidiana. Ecco, adesso passerei a uno spazio diverso, cioè lo spazio di lavoro al Centro Benedetta Dintino di Milano, che è una fondazione che si occupa in parte della cura di bambini da 0 a 18 anni con disagio psicologico e delle loro famiglie. Agli inizi, sia noi terapeute sia le pediatre con cui collaboriamo hanno osservato, abbiamo insomma insieme osservato con preoccupazione che potevano esserci casi di troppo isolamento e anche casi di troppo affollamento nelle case. Le pediatre hanno rilevato incidenti domestici. Un'amica mi ha detto: non ho mai cucito tanto come in questo periodo per le piccole ferite dei bambini, e noi abbiamo rilevato incidenti emotivi. Poi c'è un aspetto importante che è importante nominare. Tante mamme e papà lavorano in prima linea come infermieri, medici o a vario titolo nelle strutture sanitarie, ma anche come camionisti, che sono sempre stati attivi. E c'era una fatica intensa e particolare in questi gruppi familiari. E poi ovviamente abbiamo osservato anche tante risorse. Ecco, questo che vedete nella slide è un po' il mio setting di lavoro. Cioè io ho lavorato sempre online e ho ricreato sul tavolo della cucina, dove ho la migliore connessione possibile, un po' di oggetti per me utili, significativi, insomma, per lavorare con i bambini e i ragazzini. Il primo obiettivo è stato quello di mantenere una base sicura, cioè non lasciare soli, già da marzo questo, non lasciare soli i bambini che erano già in terapia, e portare i genitori, quasi tutti ci sono riusciti, solo qualcuno ha abbandonato, a creare un setting su misura, per cui creare un'agenda e mantenere il ritmo, creare in casa uno spazio tranquillo e protetto in cui fare le sedute e i genitori non devono accompagnare i bambini fino alla stanza di terapia, ma aiutarli a concentrarsi, a stare connessi.
No, invece non ho ricreato la stanza, la scatola la scatola dei giochi, perché mi sarebbe sembrata un po' una falsificazione. Di fatto c'è un cambiamento in atto e la nostra scatola interna è viva, ho puntato su quella. Ecco, ma non basta mantenere la base sicura, no? Quella che ci fa pensare teoria dell'attaccamento, Bowlby, eccetera. È importante attivare una progressione del lavoro clinico, anche online. E su questo si formano molte domande e si è dibattuto, no? Anche nelle riunioni. Nelle sedute online può attivarsi l'immaginazione? Possono circolare scambi di sensazioni, comunicazioni corporee profonde, possono accendersi trasformazioni e dialoghi. Il terapeuta può ospitare la mente del paziente nella propria mente per aiutarlo a entrare in contatto con emozioni e angosce sconosciute. Molto importante è il tema dello scambio sensoriale. Ovviamente l'olfatto non è attivo come in seduta, per esempio, anche se le memorie olfattive sono attive, e invece la vista e l'udito sono attivi. Ma questo è un tema su cui è in atto una grandissima ricerca e a cui partecipano ovviamente anche i neuroscienziati. Io prima di provare a condividere con voi le prime risposte che ho trovato a queste domande, vorrei fare riferimento, se ho ancora un po' di tempo, a un film di Michael Moore. È collegato con noi Dario D'Incerti, presidente dell'organizzazione Cinelogos, che ringrazio enormemente, perché fin da subito il gruppo di Cinelogos, dai primi di marzo, ha creato tra i cultori della materia, diciamo, degli appuntamenti del sabato pomeriggio, e abbiamo guardato pezzi di film insieme e discusso. È stato davvero un intervento tempestivo, creativo e di grande, grande aiuto. Allora, durante uno di questi pomeriggi, Dario D'Incerti ha proiettato una piccola tranche di un film di Michael Moore. Nel 2004 Moore ha realizzato un documentario sull'11 settembre e sugli eventi che l'avevano preceduto. Penso che molti lo ricorderete, ci sono anche immagini critiche molto incisive. Il film, Moore lo intitola Fahrenheit 9/11, ispirandosi al famoso romanzo di fantascienza di Bradbury e ovviamente al film di Truffaut, e denuncia gli effetti distruttivi del potere politico quando fa piazza pulita di cultura e libertà. Ma non vorrei parlare di questo. Moore usa, secondo me, con una tecnica straordinaria, delle strategie narrative per trasformare vissuti tragici e difficili da pensare in una narrazione piena di significato. Allora, il documentario, girato 3 anni dopo gli eventi, è stato visto da milioni di persone. Le sequenze centrali raccontano il crollo delle torri gemelle. Qui veniamo alla parte che mi ha coinvolta molto. In queste sequenze vediamo per alcuni minuti lo schermo nero, e dentro lo schermo sentiamo grida, silenzi, suoni, voci. Poi sullo schermo appaiono le persone lungo le strade di Manhattan attorno al luogo che sarebbe poi diventato Ground Zero, e scompaiono le voci, mentre vediamo immagini di corpi impietriti dall'orrore, volti pieni di angoscia, persone che si abbracciano. Sullo sfondo solo musica e suono delle campane. Così, scindendo immagini e parole, Moore rappresenta attraverso il cinema lo smantellamento dei sensi, quello che Meltzer nel 75 chiamava the
dismantling, lo smantellamento del dialogo tra i sensi provocato da stimoli traumatici soverchianti. Ecco allora che posso dirvi, ho lottato immediatamente da marzo nella mia istituzione per attivare le sedute online, no? Per aiutare in un momento particolarmente traumatico i nostri bambini e ragazzi a tenere vivo il dialogo dentro se stessi e il dialogo terapeutico con noi. Posso dirvi che questo lavoro è andato bene e che adesso, dato che la situazione si sta prolungando, faccio consultazioni con bambini da 0 a 3 anni completamente online, con degli effetti e dei risultati interessanti che documenterò in futuro. Ecco, nello schermo ricettivo, vi cito solo questo, le neuroscienze ci dicono che le cortecce sensoriali non si dedicano a una sola modalità sensoriale, i meccanismi mirror dei neuroni specchio ci predispongono all'intersoggettività grazie ai famosi processi di simulazione incarnata, non solo vedendo un'azione al naturale, ma anche vedendo un'azione in un quadro o in un film. Quindi possiamo immaginare anche attraverso lo schermo. Questo dato, secondo me, straordinario, è stato citato da Vittorio Gallese nelle sue conferenze più recenti, e in particolare Gallese cita un articolo che potete trovare, Vittorio Caggiano e altri, Current Biology 2011, è un gruppo di ricerca di Tübingen. Ecco, nel lavoro online quindi possiamo produrre insieme ai pazienti momenti di sintonizzazione crossmodale e sviluppare i processi di identificazione crossmodali. Di questo vi parlerà Anna Alvarez in un convegno che annuncerò alla fine di questa presentazione e fra poco. Ecco, un altro tema più squisitamente psicanalitico, ma secondo me importante, è questo. Nelle sedute online è attivo il gioco delle identificazioni proiettive. Sapete che il concetto di identificazione proiettiva nasce come inteso in senso difensivo. Con la Klein, intere parti della personalità possono essere scisse e proiettate sugli altri, ma poi diventa un meccanismo non più solo difensivo, ma anche fisiologico, comunicativo, combion. È un meccanismo fisiologico, una modalità comunicativa tipica degli esseri umani. Ogden poi ha accentuato la coloritura intersoggettiva di questo fenomeno e ha introdotto un'ulteriore funzione, oltre a quella difensiva e comunicativa, la funzione di ponte fra un mondo intrapsichico e il mondo interpersonale. L'identificazione proiettiva nascerebbe così da un moto di fiducia, dal tentativo di entrare in relazione con un'altra persona, vissuta come un oggetto parzialmente separato. Comporterebbe, sentite che coloritura corporea ha per Ogden questo concetto, comporterebbe una sorta di pressione interpersonale, come lanciare un grido nella notte, per consentire all'altro di ricevere ed elaborare i contenuti conflittuali proiettati prima di potersene riappropriare. Nel 2007 Antonino Ferro ha descritto il gioco e l'interazione delle identificazioni proiettive come l'attività fondamentale che alimenta l'emergere delle proto-emozioni nel campo analitico. Il modello di Ferro pone questa interazione, le identificazioni proiettive del paziente e dell'analista e il loro gioco, al centro del processo analitico come un'attività creativa che espande le possibilità di comprensione della coppia analitica. Di buon auspicio, no? Il nostro desiderio
è di portare i bambini a saper surfare sulle onde emotive. Le onde emotive nella vita non mancheranno mai, ma nelle vite di alcuni bambini e adulti si accumulano troppe onde come uno tsunami. E la psicoterapia, in questo caso la psicoterapia familiare con avvio nel periodo perinatale, è una palestra per imparare a navigare sulle onde. In conclusione, ma vorrei parlarvi a braccio, insomma, ho cercato di mostrarvi che abbiamo potuto continuare come psicoterapeuta, ho potuto come psicoterapeuta psicoanalitica continuare il lavoro, farlo progredire, fare esperienze nuove, con l'aggiunta della apertura maggiore al sociale. L'emergenza è ancora in corso, si sono aperte nuove strade, tutte da sviluppare, perché la psicoterapia psicoanalitica si avvicina ai cittadini del terzo millennio. Teniamo conto che i bambini, anche i bebè, adesso vedo i bambini di 4-5 mesi online, parlo con loro e ovviamente con i loro genitori, per aiutarli a stabilizzare i ritmi psicobiologici che sono alterati perché c'è un clima di fatica immaginativa gigantesca, no? Però per i bambini lo schermo è casa, è conoscenza del mondo, sono abituati a vedere lo schermo, per cui possiamo usare lo schermo per comunicare con loro. Ciò che importa è coinvolgere i genitori a essere una guida e certamente non incoraggiare un uso passivo, immersivo e puramente sensoriale dello schermo, che non è assolutamente quello che intendo usare lo schermo per narrare, comunicare e, quando si può, ridere insieme. Ecco, se desiderate trovare la bibliografia e qualche riflessione in più, è uscito l'ultimo numero della rivista Comunicare, è tutto dedicato a questi temi. Poi uscirà sul Journal of Child Psychotherapy nel 2021 un altro articolo che ho scritto con Maria Pozzi. E poi, con molto piacere, vi annuncio il prossimo convegno, il convegno annuale del Centro Benedetta Dintino del settore psicoterapia, sarà sabato 2 ottobre e ospiterà molte persone piene di esperienza e competenza, e in particolare una lezione magistrale di Anna Alvarez, che sta studiando proprio come avviene il cross-modal attunement e la cross-modal identification, per cui i piccoli accenni che ho fatto troveranno uno sviluppo profondo, creativo e originale. E ringrazio in particolare Donatella Lisciotto, che parteciperà e porterà la sua esperienza. Eccoci. Adesso devo uscire. Clic. Qua. Eccoci, fatto. Adesso darei, se posso, Donatella, passerei la parola a Luca per riprendere dal suo punto di vista questi temi e poi presentare Chronicle e il suo corto. Se va bene la scaletta. Allora, intanto ti volevo ringraziare perché effettivamente è molto denso e molto ricco il tuo contributo. Mi hai fatto pensare che all'inizio della pandemia c'è stata, come sappiamo tutti, questa discussione sulle terapie online, sull'utilità per gli adulti, e non si immaginava che con i bambini si potesse lavorare online. Era una cosa, anzi era ritenuta una cosa che proprio si sarebbe dovuta fermare. E invece tu oggi ci stai dando una comunicazione importantissima, che non solo si può continuare, ma ci sono anche dei risvolti molto interessanti. E io sono molto curiosa di sapere di questa tua ricerca. Io ho cominciato a lavorare con i bambini, la mia formazione nasce con i bambini, poi sono arrivata agli adulti. Mi hai fatto ricordare tutta la passione,
la creatività che bisogna avere nel lavorare con i bambini, essere anche un po' bambini, e veramente ho ritrovato quelle note antiche. È la speranza di una conduzione terapeutica che non finisce, ma al contrario che si arricchisce. Sono anche molto d'accordo con quello che dice Nino Ferro rispetto alle terapie online, perché l'importante è mantenere questi ritmi, e mantenere questa continuità sensoriale che questo evento traumatico, come gli altri eventi traumatici, possono interrompere. Ho sempre pensato che se la coppia analitica funziona, se c'è veramente uno scambio importante, significativo, intrapsichico e interpsichico, anche dietro uno schermo si può andare avanti e si può lavorare. E che comunque tutto quello che accade nei cambiamenti, nelle rivoluzioni, deve essere affrontato, studiato con consapevolezza. Non ci possiamo arrendere, anzi dobbiamo fare di quello che sta accadendo qualcosa di utile che possa servire poi in maniera costruttiva a quello che è la nostra nuova civiltà, si può dire, che ci aspetta. Ora io non so, vorrei anche sentire Diletta e gli altri, Mara, Giuliana, che vedo e che ringrazio per essere qui con noi, tutti amici del PCF. Volevo sentire da voi se volete intervenire un attimo, dare un po' un riscontro, abbiamo sentito, oppure passare direttamente al cortometraggio di Luca Fanfani e fare i nostri riscontri e dare i nostri riscontri successivamente. Ditemi un po' cosa preferite. Forse qualche minuto a caldo, giusto perché questa relazione, questa comunicazione e narrazione sono state molto intense, appunto molto ricche e molto appassionanti. Forse qualche minuto, un giro a caldo, ecco, sarebbe più opportuno, no? Anche in sintonia con questo clima emotivo effettivo che si è creato, senza negare il rigore, la competenza, il fascino delle nuove acquisizioni. Ecco, mi trovo molto in sintonia con quello che ha detto Sara, che ringrazio, anch'io ho partecipato, anche noi del Centro dello Stretto, alcuni di noi abbiamo partecipato all'ascolto in emergenza, abbiamo anche partecipato al lavoro, appunto uno scritto, abbiamo fatto degli scritti su questa esperienza e mi ritrovo molto io con questa ricchezza, diciamo, quasi disperata, no? Di poter attraverso delle conversazioni telefoniche con persone spesso non colte, assolutamente lontane dalla psicoanalisi, anche dalla psicologia, poter fare un lavoro invece così importante e anche significativo sul piano personale, che ha portato dei semi successivi. Una cosa volevo dire a proposito della reverie, mi piace molto perché c'è una consonanza molto col mio sistema interno, col mio modo di lavorare, questa utilizzazione della reverie. Io non lavoro con i bambini, ma credo che non sia diverso, aiuta tantissimo, specialmente in questo momento della pandemia, in cui sembra che c'è il timore di chiuderci, no? Di dissociarci, di chiuderci, di isolarci, e quindi dobbiamo mantenere viva questa immaginazione, questa sia la cosa più importante. Vabbè, comunque mi fermo perché non voglio, vorrei appunto che facessimo un giro rapido prima di procedere nella scaletta. Grazie. Anch'io saluto intanto tutti, mi sono aggiunta in corso d'opera perché sono stata tra i fortunati che ha fatto il vaccino stamattina, però sono riuscita ad inserirmi adesso. Saluto Sara e tutti quanti con molto piacere. Anch'io ho iniziato con i bambini, ho fatto il seminario gli anni osservativi della Tavis, che poi anch'io mi sono rivolta agli adulti, e sentivo anche la passione e anche la fattività, la velocità del lavoro con i bambini, lo ricordo e Sara insomma ce l'ha trasmesso. Pensavo delle cose così un po' a caldo, intanto quanto sia stato utile anche per noi terapeuti, continuare a lavorare e avere la possibilità di avere questo scambio tra colleghi, anche con dei gruppi molto diversi, per cui io ho avuto la fortuna di appartenere a vari gruppi, quello del laboratorio, del centro, quello del PCF, quello dei colleghi con Diletta dell'ascolto, che era un po' misto di varie persone,
E questo è stato un grande arricchimento che a mio avviso ha dato anche molto vigore al nostro lavoro. E questo secondo me è da sottolineare perché ha portato poi la possibilità di proseguire questo nostro discorso. E sono molto curiosa di vedere adesso questo video e quindi lascerei poi altri commenti anche a dopo. Grazie. Giuliana Marin voleva intervenire. Togli il blocco. Ok. Ci sono? Sì. Allora, intanto molte grazie a Sara, a te, a tutto il gruppo, perché secondo me è uno dei momenti più importanti proprio di incontro su e nel tener conto di quello che è il contesto sociale e condividere tutto questo, perché secondo me è molto importante sì, capire le dinamiche psichiche, no? E capire le dinamiche psichiche in relazione anche al contesto sociale, no? Tener conto sia dei fenomeni intrasoggettivi, ok, no? E intersoggettivi, però anche quelli transoggettivi, che riguardano i legami tra sé, soggetto, contesti sociali condivisi, in particolare in questo momento. Quindi il lavoro, apprezzo molto il lavoro di Sara, e a questo però appunto volevo aggiungere appunto delle mie anche considerazioni, no? Ovviamente. Io sto lavorando online da ottobre. Ho avuto il Covid e quindi sono una di quelle persone che l'hanno sperimentato direttamente e mi sono trovata poi con pazienti che appunto non l'avevano e le loro angosce, e credo che sia stato anche molto molto importante, però non era questo che volevo approfondire, ma piuttosto che ci sono vari, visto che c'è l'opportunità di parlare insieme su questa, in questa epoca di pandemia, che stiamo parlando di sia appunto la direzione di tutto questo, quindi stiamo parlando di persone che sono isolate, angosciate perché sono affette da Covid, ci sono persone che hanno avuto il Covid, ci sono persone che non sono affette, e come stava mostrando, ci ha portato questo bellissimo, veramente importante inizio, no? E spunto Sara, perché veramente era molto interessante e molto importante il lavoro fatto, perché questo ha potuto portare a quella signora a finalmente ad approdare a una sua terapia, no? Soprattutto in questo momento, perché l'angoscia appunto di avvertire, come dicevo, il contesto intorno, perché questo è quello che non possiamo dimenticare nel nostro lavoro. E qui però appunto poi dopo entriamo in ballo e Sara ci ha portato appunto questo lavoro con i bambini, ma abbiamo anche da distinguere bambini, adolescenti, adulti, vecchi. Non voglio dilungarmi molto oltre, però volevo sottolineare il fatto che ben venga che ci sia lavoro online, ben venga che abbiamo questi strumenti. Poi abbiamo però comunque il problema, specialmente per quello che riguarda gli adolescenti. Gli adolescenti che proprio per il momento che stanno vivendo, no? Come dicevate giustamente, c'è questo lavoro e loro sono sempre su internet, sempre su questi mezzi, no? E però non possiamo dimenticare anche l'importanza della vita reale, delle paure che hanno, no? Della vita reale, tante volte, il problema del corpo, e questo non è una cosa da così, no? Da dimenticare, perché rientra sempre. Noi nel lavoro che facciamo in questo periodo online cerchiamo di procedere in questo, però non dimentichiamo che lo sviluppo psicologico dell'individuo passa anche per questo.
Poi avevo altre cose da dirvi, ma non vorrei tediare troppo sul discorso con i vecchi. Io lavoro in un istituto di ciechi dove, anzi, lavoro solo online con i miei vecchietti, i miei ciechi giovani e varie età. E penso anche alle lacrime di certi vecchi che stanno solo sentendo appunto i loro figli online. Grazie. Bene, allora se non ci sono altri interventi, passerei la parola a Luca Fanfani. Sì, volentieri. Vi racconto giusto brevemente quello che, come è successo questo progetto. Che è stato nel mezzo del nulla, nel mezzo della pandemia, accroccando produzioni strane. Invece mi chiama questa signora che è una regista, che si chiama Helen Kuras, che ha avuto nomination all'Oscar, sarà la direttrice della fotografia di Scorsese, Gondry, Spike Lee, eccetera, per conoscenze comune. Lei decide di chiamare noi in partecipazione a questo progetto che si chiama Chronicle, che è una roba internazionale, per cui dicevo sono arrivati fino a 50 paesi. Quindi la richiesta, facciamo una conference con loro e ci dicono ci piacerebbe vedere o far percepire come l'avete vissuto voi in Italia la pandemia, avremmo scelto voi. Lì momento di panico perché se mi avesse chiamato chiunque altro, chi se ne frega, tanto è il lavoro, noi facciamo dei lavori che per cui produciamo per la pubblicità, ci dicono cosa fare e lo facciamo. In questo caso invece noi dobbiamo avere anche l'idea. Siccome l'idea me la chiede Helen Kuras, non è proprio agevole e tranquillizzante, forse dovevo passare da voi prima di parlare con loro. Comunque, detto fatto, con un mio amico regista e un amico sceneggiatore, abbiamo costruito una piccola storia e abbiamo deciso di fare questa storia, di far vedere, far vivere la pandemia in Italia attraverso un luogo abbastanza diverso, non particolarmente usuale, che sarebbe un benzinaio. Cioè, in quel periodo il benzinaio comunque raccattava tutti quelli che, i pochi che potevano ancora andare in giro. Ed erano anche tutte persone fondamentali, nel senso che portavano cibo e altro. Quindi ci è sembrato che il povero benzinaio abbandonato è solo, perché poi comunque rispetto al normale il suo lavoro è, invece di 100 c'aveva due persone. Quindi aveva tantissimi silenzi. Tantissimo modo di pensare. Quindi quello che abbiamo fatto è un pochettino all'arrembaggio, devo dire. Appena c'è stata la piccola liberatoria di potersi spostare, di stare praticamente 3 giorni in un benzinaio, con un benzinaio vero, cioè non è un attore. Stranamente la Kuwait, di cui non avevo nessun tipo di riferimento, ci ha dato il permesso di lavorare da loro, con questo benzinaio, e questo benzinaio si è dimostrato molto carino, ma noi non facciamo nient'altro che riprendere quello che succedeva da loro. Cioè abbiamo soltanto fatto vedere quello che stava succedendo e le sensazioni delle persone. A volte lui faceva delle domande tipo, ma lei cosa ne pensa di questa situazione? Ed era molto strano perché non sapevamo assolutamente cosa poteva succedere. Cioè poteva anche succedere assolutamente il nulla totale. Cioè nessuno parlava, tutti erano incavolati e andavano via e niente. Cioè, mano a mano qualcuno comunque ha incominciato a dialogare e abbiamo costruito questo non so se è a metà tra un cortometraggio e un documentario, cercando di far ascoltare nel frattempo che c'era questa situazione tutto quello che succedeva poi intorno in Italia, nel senso tutti i vari sentimenti, tutte le cose che succedevano. Quindi, questa è la premessa. Fatto vedere questo a Helen Kuras, lei stranamente ha detto sì, mi piace, fatelo. E quindi purtroppo, stranamente, l'abbiamo fatto e poi abbiamo messo insieme questo cortometraggio o documentario che sia. L'unica cosa che in teoria non potrei farlo vedere perché gli americani sono pazzi, per cui anche se partecipa a una roba sociale, il contratto che mandano è 6, tipo 2 tonnellate di roba, per cui io in teoria non potrei farlo vedere a nessuno finché anche loro non lo fanno vedere, eccetera, eccetera. Però ho chiesto un permesso dicendo fatemelo fare, è una roba abbastanza circoscritta, per cui penso che si possa proiettare. Quindi ve lo faccio vedere, poi
aperto alle critiche e all'uccisione di tutto quanto. Però okay. Mi piace. Cioè, mi piace, non è proprio un divertimento, devo dire, è proprio una considerazione. Io l'ho visto durante il convegno sulla depressione infantile che citava Sara e sono rimasta molto colpita. Sicché quando abbiamo organizzato questo incontro per il Centro dello Stretto ho chiesto a Sara se potevamo vederlo di nuovo insieme. E tra l'altro colgo l'occasione per dirvi che la locandina, la foto della locandina è una foto di Luca che gentilmente mi ha dato il permesso di usarla per la nostra. Quindi insomma vediamo e poi lo commentiamo. Non è una foto mia, della mia persona, era che viene dal film. La mia persona sarebbe stato un bruttissimo esempio. Adesso non so chi manovra per farlo vedere, spero che si veda bene, nel senso non a scatti, spero. No. Grazie davvero, grazie. Allora, solo per cercare di far vedere un attimo anche la follia crescente intorno, nel senso piano piano si è arrivato da uno che dubita all'altro che nega e di seguito gente abbastanza impazzita e con dichiarazioni abbastanza folli. Poi rivederlo adesso, dopo quasi un anno, fa ridere intanto. Volevamo far vedere non l'aspetto drammatico, ma ci sono state anche delle cose che sinceramente facevano sinceramente ridere. E quindi siamo anche come paese un po' così, cioè far ridere anche, c'erano degli aspetti divertenti. Allora io introduco subito l'intervento di Cristina Cirnigliaro che dice: l'avevo visto ma mi ha commosso, molto bello, significativo. Non so se Cristina vuole intervenire oppure... Però io condivido molto, a me ogni volta, questa è la seconda volta che lo vedo ed è molto toccante questo video per me, perché si basa proprio sulla semplicità delle cose. Io credo che il valore di questo video è che racconta la storia di quei giorni attraverso questi occhi dietro le mascherine, queste sirene che passavano continuamente, che per dire la verità noi qui al sud non le abbiamo sentite come al nord, però purtroppo le stiamo sentendo adesso, perché adesso invece qui si sentono giornalmente queste sirene che passano. Magari facciamo finta che non è per il coronavirus, però effettivamente c'è un continuo, non so se le amiche di Messina mi sono d'accordo, ma è un continuo sottofondo di queste sirene che passano. E quindi il video mi ha commosso perché ricorda proprio quello che allora non abbiamo vissuto se non indifferita attraverso le testimonianze del nord e che oggi purtroppo noi stiamo vivendo. Mi ricordo anche un intervento di Rita Corsa nelle mail della SPI che diceva proprio questo: Dio si è dimenticato del nord, speriamo che non lo faccia col sud. Questo durante il primo lockdown, invece poi purtroppo è accaduto anche questo. Quindi molto 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 bello, ecco, cioè penso che con le immagini Luca Fanfani è riuscito a trasmettere quello che è nel vissuto di ognuno di noi in quel momento stavamo vivendo. Il negazionismo, ci sono veramente tanti step che rappresentano senza retorica, ma proprio puntando sulla semplicità, quello che era il vissuto di allora e che è anche quello di oggi, anche se oggi è un po' cambiato. Infatti pure volevo discutere con voi un po' di questo, cioè siamo ancora in piena pandemia, anzi forse si è aggravata, senza forse, però il vissuto è cambiato, cioè rispetto al primo periodo. Adesso stiamo attraversando una nuova fase dove forse c'è più rimozione rispetto alla prima, ma non vorrei prendere troppo spazio io, quindi magari lo affrontiamo durante la mattinata. Mara. Eccomi, e volevo dire che l'ho trovato molto poetico, veramente molto poetico,
mi ha colpito il fatto, anche accentuato dalla canzone Il mondo finale, molto bella, che è come se appunto attraverso gli occhi del benzinaio vedessimo un mondo che ci è familiare, ma che è totalmente cambiato. Questo secondo me rende molto bene la suggestione del cambiamento, cioè il fatto di aver preso come punto di riferimento un'attività quotidiana che fa parte della nostra esistenza, che fa parte dell'esistenza anche del lavoratore, ma vedendo questo mondo che è sempre lo stesso ma che è completamente stravolto, mi sembra che abbia reso molto questo sentimento. Ho pensato anche una cosa che avevo pensato anche prima, come in effetti, per fortuna, tra le risorse che abbiamo, che ci dava anche Sara rispetto ai pazienti, alle famiglie, abbiamo tutti delle risorse che riescono a farci cambiare insieme al cambiamento. Per esempio, pensavo a questa proposta fatta a voi, no? Di produrre questo video e a questa capacità di rendere un video così poetico e così calzante della nostra realtà, e agli strumenti analitici che in questa pandemia hanno trovato davvero una grande utilità e una possibilità di esserci, pensando proprio a questa psicoanalisi sociale, all'esserci, pensavo a questa socialità buona che si attiva in queste possibilità, quindi attraverso il video, attraverso l'arte, la musica, anche la canzone Il mondo, sentita così, acquista un altro valore, è sempre la stessa dagli anni 60, però che valore ha adesso, vista con questi occhi, questo mondo che cambia in questi tempi? Quindi grazie di cuore, non l'avevo visto e l'ho apprezzato moltissimo. La canzone era incredibile perché vista con gli occhi di oggi, cioè, e dice vabbè, vaffanculo, scusate se si può dire, insomma, cioè era incredibile, nel senso, cioè, sapeva già tutto, non ho capito. Vuole intervenire Daniele Biondo? Sì, eccomi. Buongiorno a tutti. Ciao Daniele, benvenuto. Ciao. Grazie al Centro dello Stretto per questo bellissimo incontro, sono veramente molto grato. E grazie sia a questo bellissimo video di Fanfani che a Sara Micotti, perché quello che li accomuna mi sembra un aspetto di fondamentale importanza che abbiamo vissuto tutti noi in questa pandemia. Quello di poter continuare a lavorare. Mi sembra molto importante, nella semplicità di questo filmato, la cosa che più mi ha colpito è che questo benzinaio continua a lavorare. Così come Sara ci ha fatto vedere come uno psicanalista di bambini ha continuato a lavorare con i bambini così piccoli da remoto. Entrambe è commovente questa cosa. Mi sembra veramente il miglior sistema di resilienza alla pandemia. Freud ci ha insegnato che l'impotenza è il primo effetto del trauma, che ti lascia paralizzato, inattivo. Allora come invece la possibilità di essere attivi, di poter continuare a fare la propria parte nelle nuove forme che ci ha imposto la pandemia, ha rappresentato per noi tutti umani, e in particolare per noi psicoanalisti, abituati alla presenza, invece trovare, inventare queste strategie nuove ci ha permesso veramente di restare vivi. Io personalmente ho potuto sperimentare sia nella prima linea, in quanto sono psicologo dell'emergenza, che nella seconda, con la società psicoanalitica, l'importanza di poter essere presenti noi come comunità psicologi in questa emergenza, attraverso la nostra professionalità, proprio il nostro lavoro. Come credo anche Fanfani, col suo lavoro ci ha aiutato a commuoverci, a elaborare la situazione. Ecco l'importanza del lavoro e della presenza. Niente, solo questo. Grazie. Diletta, voleva intervenire. Sì, intanto volevo fare i complimenti al regista, perché questo corto documentario con questa produzione a me è sembrata estremamente colta e ben fatta, cioè tutt'altro che semplice. Cioè, mi è sembrato di ritrovarmi in un racconto di Carver, questo benzinaio, questa sceneggiatura minima e questa attenzione sia alla sensorialità che alle immagini, che alle poche inquadrature però, diciamo, molto intense, no?
Cioè, secondo me, un'intensità emotiva straordinaria, oltre che a raccontare la pandemia attraverso il numero dei casi, i comunicati, la voce della televisione che ci ha veramente era il rapporto col mondo attraverso questi comunicati, attraverso queste voci della televisione, queste notizie, i decreti, come cambiava la nostra psiche, si doveva adattare al cambiamento, alla chiusura, e questa solitudine. Secondo me è un lavoro eccezionale, volevo dire questo. Grazie. Finisce questo, io esco con un ego straordinariamente distrutto, cioè nel senso, volo per aria. Allora, Giuliana Marin dice, rispetto al video, molto commovente e poetico, mi ricorda Smok. Vuoi dire qualcosa, Giuliana? No? Claudia Bianco dice, grazie per questo video che trovo molto interessante e fa riflettere su parecchie cose. L'aver associato la quotidianità del ragazzo con la valanga dei commenti mediatici è un'idea che funziona veramente bene. E anche Cristina Cirniglialo concorda con quanto detto da Daniele Biondo. Claudia Bianco aggiunge, io chiedo scusa ma tra 10 minuti devo lasciare la riunione, mi spiace molto, quello che ho ascoltato e visto grazie allo schermo mi è piaciuto molto, tutto molto interessante e arricchente, ringrazio tutti. E Sandra Isgro che vorrebbe intervenire, le do la parola. Sì, buongiorno, io mi volevo complimentare, ho trovato questo video straordinario, questo film straordinario, bellissima la metafora del benzinaio e della benzina e mi sono chiesta, poi fra l'altro ho fatto un'associazione perché la canzone Il Mondo mi ricorda un programma a cui io sono legatissima che è Alle Falde del Kilimangiaro e proprio durante il lockdown per me è stato la mia benzina perché proprio con questa sigla si vedono tantissimi video di tutte le parti del mondo, quindi ho fatto questa associazione bellissima. Allora, per esempio, io mi sono risposta che la mia benzina, quantomeno per la prima parte del lockdown, è stata la fantasia, cioè è la possibilità di, questa è la nostra possibilità, cioè la nostra possibilità di salvarci è stata questa, la possibilità di sognare, di viaggiare con la mente. Pensavo al lavoro straordinario che ha fatto la dottoressa Micotti con i bambini e vi volevo davvero ringraziare perché è stata una visione potentissima, grazie ancora, grazie. Io Sandra penso sì, che la fantasia è molto importante come sempre, però io credo che soprattutto in questo momento quello che ci può aiutare molto è anche la capacità di inventare delle soluzioni, di andare oltre a quello che è la prassi, che finora è stata la prassi. È un momento in cui dobbiamo creare delle cose, sì, con la fantasia, ma anche che possano diventare realtà, che possono veramente essere strutturate. Il lavoro di Sara mi fa pensare che solo nella fantasia si poteva, quando io ho iniziato a lavorare con i bambini, solo nella fantasia si sarebbe potuto pensare di lavorare con loro tramite un computer. Però il fatto è che è diventata una realtà, è una realtà anche molto importante, perché Sara, come tanti altri terapeuti, si è inventata in quel momento uno strumento che nasce però da una formazione seria. Quindi attraverso le acquisizioni che noi abbiamo, superando anche un po' l'aspetto depressivo che il trauma ci ha indotto, adesso dobbiamo veramente creare delle cose nuove, cioè dobbiamo inventarle di sana pianta se è il caso, un po' come ha fatto Luca con questo straordinario cortometraggio. Vorrei che qualcuno dicesse qualcosa di negativo perché altrimenti ne esco a pezzi. Io, guarda, pensavo che il benzinaio fosse un attore, un giovane attore. No, vero benzinaio, il quale, dico tanto come chicca, che i capelli il giorno prima non erano così, il giorno dopo si è presentato con i capelli così, come dire, adesso sono più figo, poi ognuno giudichi se è più figo o meno, ma insomma,
però era, si era tra virgolette preparato, però è stato molto naturale, è una persona molto carina tra virgolette, perché si è cioè lui è vero che c'aveva poco da lavorare, però effettivamente giorno e notte è stato con noi. Lui è anche il gestore, non è uno, diciamo, un lavoratore lì, ma è il gestore di 3 benzinaie, cioè quindi una persona che probabilmente c'aveva da fare, però è dovuto stare con noi giorno e notte. Della, interessante, interessante come atteggiamento proprio. È stato forte anche il passaggio quando De Luca parla del, non so se era De Luca oppure quel generale negazionista. C'erano tutte e due, c'era sia De Luca che il generale negazionista. E subito dopo c'erano 2 ragazzi che ballavano nel... Sì, sì. Quindi sono 2 ragazzi veri che arrivati laggiù, non so perché, rincitrulliti dal pandemia, eccetera, erano contentissimi e felici. Lì accanto c'è un McDonald's, probabilmente loro sono andati a mangiare da McDonald's, e poi, vista la situazione, non so che cosa si sono immaginati e così via, hanno cominciato a ballare, a danzare come pazzi. Fa parte della follia che, sinceramente, se ci pensate, durante il normale giorno, o si sono fatti completamente, ma non era il caso, erano fatti di McDonald's, che a volte è anche peggio, però erano così, sono venuti lì e l'hanno fatto. Ma sono andati avanti per almeno 20 minuti così. Noi eravamo anche quasi un po' impauriti, dicendo, vabbè, aiuto, che cosa succede qui? Forse come lato non critico, ma come aspetto in ombra dei vissuti, no? Mi viene da pensare che è un'assoluta coincidenza, ma il mio primo paziente del servizio emergenze era un alter ego del tuo protagonista, cioè stessa età, stessa corporatura, e però vediamo il poter lavorare come cura. Poi ci sono 1000 altre variabili che non possiamo esplorare adesso, però posso chiamarlo il mio benzinaio, aveva perso il lavoro, isolato, precipitato in una situazione di cattivo contatto col reale. E il benzinaio di Luca, diciamo così, e risorse meravigliose, pare, ecco, però il lavoro stesso, quanto cura, no? Essere produttivi, essere in contatto con gli altri, questa è un'assoluta coincidenza, però anche un seminario crea queste coincidenze, insomma, no? E aiuta a parlare anche della criticità, cosa c'è, insomma, il lato oscuro del benzinaio che chiacchiera e danza, possiamo dire così. Dico un'assoluta banalità, perché anzi non dovrei dirla visto che dove sono, però mi sembra che in quel periodo c'è stata molto più attenzione agli altri e voglia di fare qualcosa anche insieme. Cioè, che è assurdo, che è una contraddizione, nel senso, non puoi vederti, ma invece vuoi vederti ancora di più. E, non so, mettere insieme la troupe, mettere insieme il benzinaio, la stessa Kuwait che in tempi normali non so assolutamente se ci avesse dato la possibilità di girare lì, eccetera. Invece in 2 giorni è arrivata la concessione, la liberatoria per girare via di seguito. Quindi cioè, è strano questa roba, nel momento in cui ti devi separare per motivi e invece vuoi stare ancora più attaccato. Cioè uno che mi chiama dagli Stati Uniti e... Piccolo inciso, non è che mi ha detto ti finanzio, non ti do una lira, fallo se ti va di farlo. E a noi ci è andato di farlo. Cioè, bizzarro. Dario D'Incerti scrive qualcosa, chiedo se vuole intervenire di persona. Sì, grazie. Sì, facevo da cinefilo impenitente. Mi sono fatto una rapida carrellata della figura del benzinaio nel cinema, che è una figura molto importante. Ci sono tantissimi film in cui il benzinaio gioca un ruolo chiave nelle vicende raccontate, soprattutto spesso quando si tratta di vicende drammatiche o di gialli. Allora, tra i tanti, ricordavo un bellissimo film di Sean Penn che adattando un altro altrettanto molto bel racconto di Frederick Dürrenmatt mette in scena Jack Nicholson che sta andando in pensione, un poliziotto che va in pensione ma vuole continuare pervicacemente, ostinatamente a risolvere un caso
siccome non può più fare il poliziotto perché l'hanno in pensione, allora addirittura compra una stazione di servizio nella località dove questi fatti drammatici sono svolti e si mette lì ad aspettare che passi l'assassino davanti al suo, alla sua stazione di benzina. Quindi non fa nient'altro che stare lì ad aspettare, come il fiume Maometto, che questa persona passi. Poi non vi svelo il finale perché non voglio rovinare se qualcuno non ha visto il film, però certamente il benzinaio è una figura molto importante nel cinema. Mi è venuto in mente che faremo probabilmente fra qualche tempo un seminario sul benzinaio nel cinema, tutti le figure di benzinai nel cinema. Non so, c'è per esempio Furia di Fritz Lang, in cui Spencer Tracy sta andando verso una sua nuova destinazione, anche lì incontra un benzinaio che sostanzialmente gli racconta tutto quello che sta per succedere. I benzinai sanno moltissime cose delle loro comunità, ecco, chiaro che forse oggi un po' meno, ma una volta il benzinaio era veramente una figura chiave, insomma, nella costruzione del senso di comunità di una città. Grazie, scusate. Grazie. Sbaglio, si chiamava Il sospetto? La promessa. La promessa. La promessa. Molto bello. A me curiosiva molto quello che ha detto Sara rispetto a questo video, se ho capito bene, girato da Dario D'Incerti, queste immagini durante l'11 settembre. Mi curiosiva molto questa inquadratura del... È di Michael Moore, ecco, non è... Ah, di Michael Moore, magari l'avessi girato io. Okay. Non starei neanche qua. Invece sì, dovresti essere qui proprio per quello. Vabbè. Ok, allora vi do altre notizie da parte di Giuliana. Dice, immaginare noi per i giovani, il loro bisogno di uscire e non restare troppo attaccati ai genitori. Forse come usare spazi vuoti come dal benzinaio. Lui che balla alla fine con la musica che come sempre avvicina al mondo interno. Forse uscire dall'impotenza, gruppi con distanza adeguata o altro anche online. Insomma, immaginiamo. Quindi Giuliana dà questo input a immaginarci. Claudia Bianco scrive: forse bisognerebbe riflettere anche sull'atteggiamento del benzinaio che continua a gestire come possibile e per quanto possibile il quotidiano, ma con grande pazienza e serenità. Sembra un momento di pausa, ma di attesa di qualcosa di migliore. La fotografia mi ha ricordato alcuni quadri di Hopper. Sempre per la serie facciamo delle critiche. Hola. Breus è arrabbiatissimo che non sei andato da lui. Dice Giuliana, benzinaio uguale terapeuta. Questa è un'ottima associazione. D'altro canto Sandra aveva parlato della benzina come questa... d'aiuto in questo momento. Mi piace, stranamente in quest'anno che non ci si poteva muovere di seguito abbiamo fatto tipo 3 film in Sicilia, quindi con ottimi risultati. Quindi. In ambientati in Sicilia? Sì, abbiamo fatto una birra messina, un Amaro Averna e una roba che si chiama Translated, tutte e tre girati in Sicilia, che di solito è strano perché costa di più, eccetera, eccetera. Invece stranamente, incredibilmente, l'abbiamo fatto. Giuliana scrive, viva la Sicilia! E anche Cristina Cirmigliaro. Ma volete intervenire, volete dire qualcosa? No, io pensavo anche al discorso dell'autostrada che si vedeva in questo benzinaio, sembrava uno di quelli, un'area di servizio lungo la strada, insomma mi ha fatto pensare all'autostrada e al viaggio, ai viaggi possibili, ai viaggi che facevo con la famiglia, anche per tutti
i vari incontri che facevamo per motivi di lavoro, riunirci a questa possibilità, insomma, che anche si vede passare, forse anche come scriveva Claudia, a questa attesa, questa sospensione in attesa di qualcos'altro, o anche al viaggio che diceva Sandra, insomma, a questo tema del viaggio anche, della strada, del viaggio, delle strade che si incontrano. Riprendendo quello che diceva Luca, è vero che in un momento in cui siamo così distanti, così distanziati più che distanti, ecco, così distanziati, c'è invece una maggiore produzione di interventi, anche questi webinar che sono tanti, abbiamo moltissime occasioni di incontro rispetto a prima. Sembra davvero che corrisponde a questo distanziamento una posizione di avvicinamento, che a proposito dell'inventarsi qualche cosa, probabilmente in questo momento ci stiamo inventando per non perdere le nostre connessioni, le nostre connessioni che col trauma sono state appunto interrotte. Siamo già in un momento in cui inventiamo qualcosa per non disperdere quello che siamo. Non so, io possiamo fare una piccola pausa e poi ci rivediamo fra 5 minuti, oppure non siete abbastanza affaticati e volete continuare? Presidente, che dici? Una piccola pausa, giusto di 5 minuti? Forse sì. Va bene, allora sono le 12:03, ci vediamo alle 12:10, va bene? A dopo allora. Eccoci qua, c'è un bel raggio di sole, Sara, oggi vedo. Eh sì, faremo la passeggiata consentita nei dintorni di casa con la mascherina, ma va bene, ecco, noi... Grazie al nostro lavoro siamo comunque collegati a tante persone, scopriamo cose nuove, non so, è comunque un periodo... Le vacanze sono state un po' faticose, un po' non vacanze. Più difficili. Volevo leggervi un intervento di Iside. Iside, non so se Iside Salamida, non ho... C'è scritto solo Iside, comunque dice: il video davvero bello e significativo, mi ha portato indietro nel tempo facendomi rivivere emozioni e sensazioni legate alla prima pandemia, riattualizzandole se vogliamo, perché sono certamente cambiate rispetto ad allora. Il fatto che la dottoressa Lisciotto abbia parlato di rimozione mi ha fatto associare questo cambiamento a un meccanismo di difesa. Grazie per gli spunti di riflessione. Allora, non so se Sara o Luca vogliono commentare ulteriormente prima di passare avanti. Finché mi fate i complimenti io resto, poi appena iniziate le critiche io me ne vado. Non ho molto da aggiungere. Bene, allora no, io temporeggiavo anche perché aspettavo Diletta, che però non vedo ancora. Vabbè, iniziamo. Allora, adesso io vorrei mostrarvi un mio contributo, che si tratta dei pensieri personali che io ho scritto durante il lockdown, appena iniziato il lockdown. Una sorta di diario personale che ho scritto e poi è rimasto nel computer così, ma quando c'è stata questa occasione l'ho un po' ripreso in mano, l'ho sintetizzato, ho cassato alcune parti che effettivamente erano troppo personali, e ho realizzato con l'aiuto di una persona a me cara, ho realizzato un video
un piccolo video, insomma, una cosa così a livello veramente amatoriale. E spero che sia uno spunto per riflettere insieme. Niente di tecnico, niente di teorico, tutto molto di pancia, diciamo. Allora chiedo a Dario Miller se può mandarlo. Marzo 2020. Sono le 21 di un venerdì di marzo. L'ultimo paziente se n'è andato. Stasera chiudo lo studio. Così ci dicono di fare. È diventato troppo pericoloso. Le notizie che arrivano da Bergamo e da tutta la Lombardia non promettono bene. Prendo dei libri, degli appunti che mi possono servire, la mia agenda, la mia penna preferita. Vado via solo per 15 giorni, poi torno. Sarà solo per 2 settimane. Lavorerò da casa. Quasi tutti i pazienti hanno accettato di continuare in teleanalisi. Spengo le luci mentre do un'occhiata al mio studio, come se lo salutassi. Chiudo la porta d'ingresso, scendo di fretta le scale con le mie borse. Non è come sempre, non è la stessa cosa di ogni sera. La città è deserta. Mi sembra di scappare. 14 marzo. Mio marito è rincasato con un sacco formato extra large di cibo per i nostri cani. Ha comprato delle bottiglie di vino e della cioccolata. Non si sa quanto tempo staremo a casa, dice. Meglio equipaggiarsi. Il frigo è pieno. Per un po' non dovrebbe mancarci niente. Mancano i miei figli. Ognuno nelle loro case, non li vedrò per un po'. Domenica 15 marzo. Stamattina si sente forte il rumore del mare, sebbene sia calmo. Sono le 9. In strada non c'è il camioncino delle arance e del basilico, e neanche l'ambulante dei fiori. Nessuno passeggia sulla pista ciclabile, nessun runner. Il silenzio assordante diventa un acufene. Vado a fare la salsa. 16 marzo. Stasera hanno fatto un flash mob nel mio palazzo. Siamo usciti tutti dalle case come avessimo ricevuto un invito irrinunciabile e si è cantato sui balconi l'inno d'Italia e Toto Cutugno. E poi abbiamo parlato con i nostri vicini. 17 marzo. Ma che straordinaria coincidenza. Stiamo morendo soffocati, proprio come i gabbiani paralizzati dai detriti, i pesci intrappolati nella plastica, le foreste nella morsa del fuoco, i ghiacciai che vanno sciogliendosi e le montagne che sprofondano. Avviene davanti ai nostri occhi, che dalla poltrona di casa guardiamo pigri come se non fossimo della partita. O peggio, deridiamo chi va in controtendenza. I gretini siamo noi. E adesso ci tocca una morte senza respiro. La metafora è d'obbligo. 18 marzo. Ogni giorno alle 18 smetto di lavorare per ascoltare in televisione il bollettino della Protezione Civile. È diventato un appuntamento fisso. Tot contagiati, tot in terapia intensiva, tot morti. Stiamo assumendo l'attitudine di una calcolatrice. La nostra mente procede per somme e sottrazioni e sembra che la pietas sia stata sostituita in un battibaleno col calcolo matematico. 19 marzo. Persino il modo di fare la doccia o di prendere un caffè è cambiato. Si assapora il privilegio di stare in attesa, di ascoltare le proprie paure, di stare in contatto con le proprie debolezze, di soffermarsi a parlare con un vicino
con cui prima ci si salutava frettolosamente e col pensiero altrove. Si scopre di desiderare. 21 marzo. La terapia intensiva è un luogo di confine. Nessuno vorrebbe varcare quella soglia. I malati vengono isolati, li si può vedere solo attraverso un monitor e neppure il parente più stretto può fargli visita, tenergli la mano, portargli dei biscotti come si farebbe in tutti gli altri reparti. Eppure adesso ci stiamo entrando e sembra di violarne l'intimità. Abbiamo visto poveretti inermi, intrappolati in culle trasparenti o con la testa imprigionata in caschi respiratori che sembrano astronauti sbronzi. Paura, paura di morire da soli. . 22 marzo. Al numero del punto d'ascolto psicologico arrivano poche chiamate. La gente ha ancora troppa paura per parlare. I pochi che chiamano dicono che finalmente ce la fanno a pensare alla loro paura e possono parlarne. Finalmente si entra in contatto con la propria impotenza e per davvero adesso siamo tutti uguali, nudi, indifesi, impauriti, dal manager all'operaio al clochard. 23 marzo. Ogni giorno seguo le notizie, le facce dei giornalisti, dei virologi, dei medici, dei politici, dei tecnici che appaiono in televisione dicono molto di più delle loro parole. 25 marzo. Le immagini delle città deserte, Milano, Bologna, Roma, che trasmettono i notiziari, fanno paura, sono spettrali. Piuttosto sembra che questa sia solo la proiezione della paura del vuoto che l'individuo patisce in questo momento e che fa pari con la paura di morire in solitudine. Le città, invece, ora appaiono nella loro estrema bellezza, quella che proviene dalla loro storia e che nel tempo è stata trasfigurata dai bisogni, spesso costruiti. 28 marzo. Quasi ho dimenticato la frenesia delle 7 del mattino. Si sostituiscono presto le brutte abitudini. Penso a come sia stato facile dimenticarsi di noi stessi, non vedere quello che ci fa star bene. Ma come abbiamo fatto? Come siamo riusciti ad annullare persino il contatto con le cose? Che paradosso, adesso che non possiamo toccare niente, cominciamo a sentire di più, a toccarci, e non solo fisicamente. Come i ciechi che vedono col tatto. Dopo non vorrei perdermi tutto questo. 3 aprile. Ho letto che Mattia ce l'ha fatta. Ho pianto. Mattia ha 19 anni ed è orfano di padre. Aveva salutato la madre prima di essere intubato. Le aveva detto per telefono: stai tranquilla, non ti lascio sola. Ogni giorno, alla computa dei morti, mi chiedevo se Mattia fosse fra quegli 800, 700 in più di ieri, e così via. E se mai avessi saputo se fosse sopravvissuto. E come stava la sua mamma. 4 aprile. Si riescono a distinguere versi di uccelli mai sentiti prima. Anche i colori del mare e persino degli scogli appoggiati alla spiaggia sono diversi, più nitidi, più calmi, come noi che li vediamo per la prima volta. 6 aprile. Quanti morti! 9 aprile. Continuo a lavorare da casa. Ora le sedute si fanno in luoghi altri, i più disparati, in terrazza, nelle proprie stanze, in campagna, sulla spiaggia, e lo sguardo diretto non più verso il terapeuta, ma verso il mare o un display. Spesso ho sentito dall'altra parte gli uccelli cinguettare o il rumore delle onde. 12 aprile, mezzogiorno. Suonano le campane di Pasqua. Dopo pranzo facciamo una videochiamata con mia figlia, che sta a Milano. Le abbiamo mandato un uovo di Pasqua con Amazon. Attraverso il display dell'iPad scarta il suo uovo,
Lo spacca con un leggero tocco della mano, ma manca la sorpresa. 13 aprile. Si comincia a parlare del dopo, della fase 2. Ancora è presto, caspita. Dunque non abbiamo imparato. Ancora anticipiamo. Siamo ancora treni in corsa. Come sarà difficile apprendere un'altra vita. 14 aprile. Alcuni miei pazienti stanno meglio. Paradossalmente, nella misura in cui tutto si è fermato, si sentono fermi. Penso al calmo pensare di Freud, uno spazio per pensare. Il mondo si è fermato e con esso siamo autorizzati tutti a fermarci, a riscoprire il tempo e lo spazio, il loro uso, le abitudini semplici, la lentezza. E questo fa star meglio. 15 aprile. Ho raccolto un ciuffetto di fiorellini gialli, quelli che crescono spontanei in primavera tra le mattonelle o tra le fessure del muro della mia terrazza, e li ho messi in un piccolo vaso. Mi mancano i fiori. 20 aprile. Mi mancano tanto i miei figli e il parrucchiere. 22 aprile. Ettore è tornato a casa, a Bergamo, dalla sua famiglia. Era stato ricoverato più di un mese fa, in gravissime condizioni. Trasportato con aereo militare in Sicilia per carenza di posti negli ospedali della sua città, è stato curato nell'ospedale civico di Palermo. All'uscita dall'ospedale, con mascherina e guanti, è apparso baldanzoso e dimagrito, 19 kg. Tutti i dottori, anch'essi con mascherina e guanti, commossi lo applaudivano, alcuni dalle finestre del reparto, bardati da palombari. Ettore ha ringraziato tutti, ha detto che l'Italia è una, e questa senza divisioni, una bellissima storia. 23 aprile. Mi sono addormentata sul divano. Mi hanno svegliato a mezzanotte le note di una canzone di Tosca, ospite al TG della notte del bravo Mannoni, che canta "Ho amato tutto" in un teatro in penombra e deserto, davanti ad una platea assente. Lui stesso, Mannoni, commenta che le parole della canzone sono incredibilmente attuali. Chi l'avrebbe mai detto che ascoltandola ritrovassimo quello che stiamo vivendo, quello che abbiamo perduto, che ormai è così lontano da noi? È come un pesce che non può più respirare, come un palazzo intero che sta per cadere. Queste note, dolci come il fiele, accompagneranno le mie giornate come una colonna sonora. Perfettamente inutile cercare di fermare l'onda che ci annega e ci lascia senza fiato e te. Una musica che va in un istante, primavera che ritorna. È come un pesce che non può più respirare, come un palazzo intero che sta per cadere. Tu sei l'unica messa a cui io sono andata, un volo che è partito, svanito in fondo al blu. Primo maggio, sta per cominciare la fase 2. Non mi piace, almeno non ancora, non adesso. È presto per andare a passeggio, per fare spese nei negozi, per gli aperitivi e le cenette. Sono preoccupata. 4 maggio. Oggi si aprono le gabbie, ma io resto a casa. Voglio verificare se tra 15 giorni i contagi aumentano. E poi, per tornare a lavorare, dovrò fare dei cambiamenti allo studio. La mia scrivania non è larga 1,5 metri. E poi c'è il problema delle mascherine. Pazienti analista imbavagliati che si parlano con voce ovattata. E i guanti di lattice. No, non se ne parla nemmeno. Del resto anche loro non vogliono ricominciare conciati in questo modo. Aspettiamo. 5 maggio, ore 7:30. Sono tornati i ciclisti a radunarsi alla fontana di pietra per rinfrescarsi e fare pausa. Sono tanti. Ridono, scambiano battute,
tutto come prima. Va bene così, l'importante è che non si dimentichi. 13 maggio. È finito il lockdown. Seduta nella terrazza di casa, ammiro le piante. Sento i profumi che sembra ci sia un bucato fresco steso al sole. Ho scoperto la casa e quanto è bello viverla. Prima della quarantena entravo e uscivo, dormivo a casa, mangiavo a casa, ma vivere la casa è un'altra cosa. Adesso si riparte. Ma vedrai che andrà bene, andrà tutto bene. Tu devi solo metterti a camminare, raggiungere la cima di montagne nuove. Vedrai che andrà bene, andrà tutto bene. Devi solo smettere di gridare e raccontare il mondo con parole nuove, supplicando chi viene dal mare di tracciare di nuovo il confine tra il bene e il male. Ok. Ci sono degli interventi. Maurizio Collovà chiede di intervenire e poi Elena Morgante. Prego. Maurizio Collovà. Ok, ci siamo, sì. Sì, sì. Beh, intanto sono molto contento di entrare per la prima volta nelle stanze del centro dello Stretto, no? Appena nato. Faccio tanti auguri di un'attività scientifica che capisco già essere molto, come dire, vivace e interessante. Io entro in un modo un po' clandestino, perché come avete visto l'account non è il mio, è quello di mia moglie. Però ho sentito che potevo farlo. Volevo dire due cose, intervenire dicendo due cose. Una che mi sembra un po' una provocazione. Si continua a parlare di distanza d'analisi, no? Ma come abbiamo visto, la sua fisicità in senso stretto non sembra così indispensabile, no? Perché ci sia analisi, perché ci sia cura, terapia. Allora mi chiedo, e questa è forse qualcosa che qualcuno potrà prenderla come una provocazione, ma per me non lo è affatto, mi chiedo se ormai non sia il momento, il caso anche, di chiamarlo semplicemente campo analitico. Ecco, io quindi direi, non sto entrando nelle stanze dello Stretto, no? Del centro dello Stretto, ma sto entrando nel campo analitico che contiene anche lo Stretto. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che mi ha colpito davvero tanto sono le immagini, ma il personaggio principale, che è il benzinaio, ovviamente. E quello che mi ha colpito sono tre cose. Una è la permanenza, cioè il fatto che lui riesca a rappresentare per chi lo guarda e per chi passa da lì, magari anche, riesca a rappresentare la permanenza della fiducia. La prima cosa. La seconda è la costanza del setting, nell'ostinarsi a mantenere i suoi orari di apertura e chiusura, anche come forma per mantenere un rapporto sano con una propria parte, no? Lasciandola orientata, no? E di nuovo sempre con una speranza in un posto che sembra in qualche modo desertificato, no? E in questa cosa c'è qualcos'altro, c'è il saper permanere in attesa, no? In un'attesa silenziosa, dando fiducia a chi prima o poi, lo dico anche metaforicamente ovviamente, dovrà rifornirsi. Ecco, questo credo che sia un elemento fondante per tutti i pazienti, quello di sapere che quando chiamerà, quando aprirà il video, ci sarà sicuramente qualcuno a fargli posto. Ecco, avevo queste suggestioni che mi sembrava interessante potervi
passare. Grazie. Grazie. Elena Morgante scrive: a proposito di Mattia, mi è venuta in mente una puntata di Propaganda Live durante la quale si è parlato di lui, e a seguire sono state lette queste parole tratte da un libro. Quei giorni avevo la febbre e tu venivi a trovarmi, mi portavi il vento, l'erba, i rami che rompevano passando di corsa. Tutto sul tuo viso, nelle tue mani, sui tuoi calzini, senza che tu facessi niente. Quando partivi era la neve, quando tornavi era l'erba. Mi ero commossa quel giorno e mi sono commossa anche oggi. Grazie, dottoressa, per questa profonda condivisione. Elena Morgante è una delle nostre tirocinanti. Giusy Fobert scrive: mi ha fatto piangere il suo diario, dottoressa. Mi dispiace, però... Giuliana, grazie Donatella, la poesia, l'arte arriva nel profondo. Anche Cristina, grazie Donatella, molto bello, in alcuni pensieri mi sono ritrovata. Penso che siano dei pensieri che abbiamo fatto tutti in quel periodo, che abbiamo vissuto tutti effettivamente. Un po' contrariamente a quello che sta accadendo oggi, che forse oggi manca quella poesia di allora. Questo era anche un argomento che mi sarebbe piaciuto trattare, che forse adesso manca quello che in quel momento ci aveva così reso pure un po' poetici. Oggi sembra che siamo più nervosi, più bruschi, più irritati, forse più disperati. Posso intervenire, Donatella? Certo. Allora, grazie per questo tuo diario, perché tu, come sempre, sei molto coraggiosa e molto autentica, quindi anche spiazzante a volte, però io ti conosco e so quanto siano vere queste tue osservazioni. E pensavo a questo discorso della stanza d'analisi e dello stretto e penso un po' alla mia esperienza. Cioè, quando io ho dovuto fare diventare la stanza d'analisi la mia stanza, la visuale a casa, il lavoro in remoto, ho sentito che appunto era dentro di me e quindi c'era un campo che si allargava, e c'era un setting interno a cui potevo fare affidamento ed è stato naturale incontrare il paziente così come potevo. Questa è stata la mia esperienza. Mi è venuto spontaneo fare le sedute, quelle che erano sul lettino, sono diventate delle sedute telefoniche, e le sedute vis-à-vis, qualcuna via Skype. Quando poi sono ritornata a lavorare, per fortuna, allo studio, ho ripreso normalmente, con tutti i presidi, con le mascherine, e anche io avevo fatto gli stessi pensieri di Donatella, come avremmo mai potuto fare ad adattarci, no? Con le mascherine, con il plexiglass, e pulendosi le mani, igienizzandole prima di entrare, delle cose alle quali sicuramente non avevo mai pensato né durante la mia formazione né dopo, negli anni. Però è stato possibile. Allora non so se questo sia poi un allargamento del campo, penso che però nella mia esperienza la psicoanalisi, veramente forse anche più di altri ambiti, ce la possa fare ad incontrare il paziente laddove è il suo bisogno. E trovando anche dei mezzi che magari non sono i migliori, i più giusti, però ci sono. Io li ho sentiti, ho sentito dentro di me di poterlo fare e questa è un po' la mia esperienza. Adesso sto lavorando da qualche giorno nuovamente in remoto, questo termine non mi piace molto, e poi ritornerò, spero, allo studio. Non so se questo è il campo che si è trovato, il campo che accompagna lo studio fino a casa mia dove sto lavorando adesso, però sta avvenendo questo, c'è un incontro possibile, quindi grazie per questa provocazione, però ecco, mi ha dato modo di raccontare un po' quella che è la mia esperienza, di incontrare il paziente. Con alcuni è più facile perché forse il lavoro era già ben avviato da tanto tempo, le sedute più frequenti e quindi è più facile. Con altri è tutto da costruire, ma questa è una cosa alla quale anche io sono abbastanza abituata.
quasi una propedeutica dell'analisi a volte, in alcuni casi, con alcuni pazienti, dove sicuramente l'analista ha una grande parte come costruttore, questo termine però era un po' abusato, di una possibilità di incontro. Allora c'è un intervento di Annalisa Vezzosi che mi piacerebbe che potessi intervenire a voce piuttosto che leggerlo io. Non so, Annalisa, che faccio? Ci sei? Scusate, devo togliere il blocco. Ti volevo ringraziare, Donatella, per il tuo intervento, perché mi è sembrato veramente molto significativo. Mi ha fatto pensare a tutte le emozioni di quei giorni e a quelle di questi giorni. Purtroppo sono diventate di nuovo attuali ed è vero che sono meno poetiche. Siamo più stanchi e forse più spaventati da quello che sta succedendo. Ci sembra tutto molto più crudo e tutto molto più pericoloso. Almeno questa è la mia esperienza. Anche con i pazienti, io non lavoro più dal vivo già da qualche settimana. Però mi rendo conto che per loro mantenere l'analisi, il rapporto con l'analista è stato veramente il salvagente di cui parlava Sara Micotti nel suo intervento bellissimo del lavoro con i bambini. Quel tessuto arancione a cui si possono aggrappare per mantenere il ritmo della loro vita di tutti i giorni. Se vuoi io leggo il piccolo messaggio che avevo scritto, perché mi sembrava molto bello questo accostamento, non so quanto voluto, tra il film che abbiamo visto e il tuo diario di quei giorni. Ti ringrazio, cara Donatella, per aver condiviso con noi i tuoi pensieri e le tue emozioni. Ascoltate dopo il bellissimo film, sembrano quasi un suo controcanto. In entrambi, anche se in modo diverso, ritroviamo la desolazione dello spopolamento e della perdita delle solide e rassicuranti abitudini, ma insieme alla dolcezza dell'attesa e la speranza di un modo diverso di vivere, più in contatto con noi stessi e con il mondo. Questa era stata la speranza che ci avevano i madri in quei giorni, forse adesso è questo che ci manca, cioè il renderci conto che questo cambiamento non c'è stato e che tutto il dolore di quel periodo si è riproposto adesso tale e quale, senza aver provocato dei significativi cambiamenti nel mondo intorno a noi, nel modo in cui queste cose vengono gestite. Lavorando in un servizio pubblico io mi rendo conto di quanto le persone siano soggette a tutta una serie di inefficienze, di difficoltà che peggiorano la loro vita, li rendono stanchi, nervosi, arrabbiati, non si sentono tutelati, non si sentono protetti. Il nostro lavoro come analisti è quello di fornire quel tessuto arancione che permette loro di rimanere a galla per quanto possibile e di incontrare, come dice Mara, nelle cui parole io mi ritrovo molto, il paziente lì dove è il suo bisogno. Grazie Annalisa. Posso? Certo. Sono grata per l'andamento di questa mattinata che è molto, ha molta naturalezza, sento autenticità, coralità. È come se fossero vive da un lato l'attitudine di Biona alla visione binoculare o plurioculare, lo sguardo più intimista di Donatella, lo sguardo delle stanze d'analisi o dei campi d'analisi e lo sguardo cinematografico di Luca, no? In questo modo possiamo raggiungere, guardare le cose da più punti di vista e raggiungere anche in modo, diciamo, diverso, che parla a tanti livelli alla comunità. E pensavo anche all'oscillazione di cui parla Bion fra narcisismo e socialismo, cioè un momento in cui dobbiamo anche un po' sbilanciarci verso il polo del socialismo, è anche per questo che siamo spesso insieme al sabato mattina a sperimentare, intessere, ecco, linguaggi e significati.
Mi permetto di citare anch'io Propaganda Live, non so se mi sembra che qualcun altro l'abbia fatto. Nel penultimo spiegone Roberto da Milano dice: ci siamo un po' dimenticati della terza parola del messaggio della rivoluzione francese, libertà, égalité, ma in questo momento soprattutto fraternità. Ecco, io sento non solo in queste tre ore, ma anche nella mente dei partecipanti la vitalità di questa parola. Per cui vi ringrazio davvero con molta simpatia. Grazie Sara. Passo la parola a Diletta La Torre. Allora, io volevo condividere con voi, non è neanche un diario, sono dei pensieri dal lockdown, no? Che ho mandato il file, vediamo se lo possiamo leggere insieme. Vediamo che dice il nostro diario. Allora, inizio con una citazione. Conosciamo noi stessi solo fin dove siamo stati messi alla prova. Ve lo dico dal mio cuore sconosciuto. Presentimenti. 1 febbraio. Sono a Roma per la giornata sulla ricerca. È tutto come sempre. Ma nelle strade vedere facce orientali è diverso. Molti di loro portano la mascherina. Hanno uno sguardo sfuggente che mi sembra colpevole. Ho in mente le scene surreali della città deserta di Wuhan, che mai avrei pensato potesse somigliare alle nostre città. Alla Rinascente, nel reparto dedicato al Capodanno cinese, le commesse stavano lì, ferme al centro, a vendere nulla a nessuno. Non circolava gente nel reparto addobbato e con sconti speciali. Mi sembravano bambole costrette in vetrina, immobili con la loro mascherina, come installazioni inquietanti e premonitrici di una realtà in avvicinamento. A ben vedere in tutto il negozio, non solo in quel reparto, c'è un'aria strana. Ho dovuto quasi inseguire una commessa per comprare una crema per il viso. A Roma c'erano già i due primi ricoverati cinesi, ma si diceva e si pensava: non c'è pericolo, sono in ospedale, il virus non circola qui, il virus è in Cina. Mi è rimasta impressa quella giornata romana, ultima riunione di lavoro normale, ancora oggi l'ultima. La sosta al bar, le chiacchiere con i colleghi, seduti vicini a scambiarci impressioni e poi a passeggiare. Le strade, i negozi, tutto come sempre. Eppure aleggiava già un non so che. A distanza ho potuto identificare come un presentimento, l'intuizione di un pericolo, quasi impercettibilmente presente in un angolo della mente. Tutto si staglia nitido nel mio ricordo. Perché? Non era un viaggio come un altro. È stato l'ultimo, prima del coronavirus. In qualche modo già il mio inconscio coglieva stimoli da accogliere e rielaborare. Una non paura, un non allarme, un non pericolo, un non coronavirus già si annunciavano. Due dubbi. 2 marzo. Partire o no? Rischiare. E che cosa esattamente? Il contagio di un virus temibile o la soppressione del volo? Avevo fatto da tempo i biglietti per andare a Bologna il 6 marzo. Mia figlia mi ha vietato di partire. A Bologna la situazione era più chiara. Le cose sono andate via via precipitando. Tanti segnali, prima deboli, poi più insistenti, come in un crescendo. Una paziente mi comunica che il suocero si è contagiato e nell'arco di 3 giorni, via via i pazienti allarmati hanno disdetto le sedute. Una mi ha mandato un SMS, scusate, con l'hashtag, io resto a casa, prima che diventasse slogan. La prima volta, come la parola lockdown, mi ha dato una scossa. 3. Priorità.
La cosa a cui ho pensato che fosse veramente indispensabile prima di chiudermi in casa è che dovevo andare a rifornirmi di libri. I libri non possono mancare. L'ultimo acquisto in libreria me lo sono concesso, anche se ho fatto frettolosamente e quasi sentendomi in colpa con tutti quei morti. Mi sono sentita egoista, ma anche viva e prudente a pensare al mio bisogno. Anche se poi mi è stato detto che si poteva ordinare per telefono oppure online, ma al momento non si sapeva. Ogni azione era importante, significativa, diversa. Gesti, abitudini da disimparare e da imparare, come fossimo appena nati. Vedere l'assalto ai supermercati mi ha fatto ricordare l'epoca della guerra del Golfo, le stesse scene, scaffali svuotati, l'accumulo di provviste. Io non ho avuto questa preoccupazione, che mi mancasse il cibo. A proposito, la prima domenica del lockdown ho cucinato come sempre la domenica, come se dovessero venire a pranzo i figli e i nipoti. Non è venuto nessuno, naturalmente, eppure fino all'ultimo ho sperato di poter condividere almeno il cibo. Ma non hanno voluto. Che rischio ci può essere? Lo penso ancora, mi è sembrato illogico. Ho surgelato. Per un pezzo quel cibo cucinato normalmente, poi messo in attesa, mi faceva pensare a tutte le attese e a tutti dopo. Non ho impastato, non ho fatto incetta di niente. Mi mancavano i bambini, non poterli toccare, vederli solo attraverso schermi o dal balcone di fronte. Già questo è meglio. Immaginavo una magia che potesse avvicinare i balconi e farci guardare, occhi negli occhi, anche senza toccarci. Mi mancavano i figli e la figlia, lontana ancora più irraggiungibile e a rischio in una regione del nord, quando ancora noi non ci sentivamo e forse non eravamo allora in pericolo in Sicilia. Ho cercato lockdown, non conoscevo la parola, mai sentita prima. Anche durante il lockdown sono uscita due volte al giorno, non sono mai rimasta un giorno a casa. Uscivo con autocertificazione a piedi, non ho preso mai la macchina. Mi sentivo più giustificata. Il percorso da casa mia a casa dei miei è breve e coincide con il percorso da e per lo studio. Ho subito saputo che non potevo abbandonare i miei genitori, anche correndo un rischio. All'inizio non c'erano mascherine, molti lavaggi, distanza. Abbiamo imparato a non toccarci, niente abbracci né baci. Ancora è così. Durerà per sempre? Avevo bisogno di camminare, non tanto per fare movimento fisico, ma per pensare, per smaltire ansie e per sentire le emozioni. I miei passi risuonavano nel silenzio, in particolare nel silenzio della sera. Le strade vuote e io sola. Mi sentivo una privilegiata e una clandestina, ma anche vulnerabile. Facevo le stradine buie e non frequentate. Mi nascondevo in un certo senso, ma anche sceglievo nuove visuali da guardare, per vedere ciò che sfugge di solito, ciò che prima non avrei visto. Questo ho sentito da subito, non sprecare l'occasione di vivere un'esperienza eccezionale che stava comunicando qualcosa di prezioso che non andava perso, che bisognava accertare gli urti di una catastrofe che squarciava un velo, molti veli, e che questi insegnamenti o messaggi erano nelle cose più piccole e più quotidiane, nella comune banalità del vivere. Come a dire, che cosa importa davvero? A che cosa non posso e non voglio rinunciare per la mia sopravvivenza e per quella di tutti? Come in tutti i momenti difficili della mia vita, ho cercato i fiori. Un rito quotidiano si è costruito quasi a mia insaputa. Una sera, passando dal giardino da lontano, ho visto il bianco di una corolla e mi sono avvicinato. Da quel momento ogni sera andavo a vedere se erano fiorite le calle e se c'erano le portavo via con me. Le portavo tra le braccia come preziosi talismani. Le mettevo in vaso, cambiavo l'acqua, le guardavo. Ne avevo bisogno. Creature viventi che fiorivano per me e mi davano serenità e speranza. Oppure cercavo il mare. Da casa lo vedo, uno stretto così vuoto, mai visto prima. È strano non avere davanti il consueto passaggio di navi, di barche, di traghetti, lo scenario tanto familiare e tipico. Non importa,
perché in compenso i colori sono smaglianti, come un Photoshop della natura ripulita, e anche gli odori, non più mischiati o contaminati, si distinguono e si apprezzano, penetrano dentro. Devo avvicinarmi di più per vedere il mare, sentirne l'odore, provare la brezza, anche se per questo devio dal mio percorso. Serve a contrastare dagli occhi e dalla mente le immagini dei morti, dei moribondi, degli ospedali e delle bare, dei medici e degli infermieri con le loro tute che mi fanno ricordare i reportaggi sull'Ebola, epidemia lontana, estranea alla nostra civiltà, si è creduto. Dunque mi distacco, mi consolo con la bellezza, ma non voglio rimuovere, non voglio dimenticare. Ho bisogno di antidoti alla morte, alla tragedia, non per negarle, ma per poterle al contrario tenere accanto a me, tra le braccia, insieme ai fiori. Grazie. Ho finito. Grazie Diletta. Grazie veramente, una bellissima testimonianza. Posso intervenire nuovamente? Come no, certo. No, ho ascoltato adesso quest'altro racconto, prima l'altro, il video, e mi chiedo se non sto assistendo alla presentazione di una specificità che forse ha alle spalle sia Siracusano che certamente Corrao, che è quello delle trasformazioni narrative. Allora, mi sembra che l'operazione che state facendo con questi racconti sia proprio quella di riuscire a riorganizzare sia personalmente che anche per il gruppo delle emozioni evidentemente vissute sul momento in un modo estremamente forte, violento, profondo, in narrazioni che invece consentono sia alla persona che un po' a tutti di cercare di ritrovare un po' più di serenità o comunque una forma che riorganizzi il tutto. Grazie. Giuliana Marin scrive: grazie per questa mattinata di condivisione, perché è importante stare, accogliere l'angoscia del Covid e non solo a parole, come in particolare nella poesia di Donatella e di Letta. Vorrei sottolineare inoltre un aspetto, la vergogna che molti che hanno avuto il Covid avvertono, quasi a non poterlo dire. La vergogna, qualcosa su cui sto lavorando insieme a persone che sulla vergogna hanno lavorato e ci lavorano, come Silvia Amati Sass. Grazie Giuliana, mi fa piacere questa tua testimonianza. Se vuoi aggiungere qualcosa, aspettiamo allora di leggere il tuo racconto. Grazie, Donatella. C'è ancora un altro intervento di Carlotta De Tommasi che dice: grazie, queste testimonianze così autentiche e profonde mi hanno commosso. Beh, volevo riprendere un po' l'intervento di Maurizio Collovà rispetto alla narrazione e alla nostra origine di centro dello stretto, perché effettivamente ha molto a che fare con il raccontarsi, con questa visione del mare che divide ma che unisce anche molto, e dove avviene, c'è tanta vita. E quindi è possibile che noi che ci viviamo non ce ne rendiamo conto, però per chi ci vede dall'esterno si può percepire questa,
questo fermento, diciamo così, che poi è anche un fermento, non è solo il fermento delle onde che si susseguono, dei traghetti che vanno e vengono, ma è un fermento emotivo di pensieri, di emozioni che oggi, insomma, abbiamo voluto condividere con voi. E anch'io voglio ringraziare Maurizio, perché effettivamente, pensando quando lui parlava di campo prima, ho immaginato che noi siamo nel campo dello stretto, no? Cioè non parliamo della città di Messina, della città di Reggio, ma siamo proprio, ci siamo chiamati centro dello stretto non a caso, perché è una metafora bellissima che racchiude anche, per esempio, a proposito di trasformazioni narrative, tutto il campo del mito. Faccio una piccola associazione. Ieri ho fatto una lezione con gli allievi dell'IPG e dovevo fare una lezione, ho visto delle facce molto, molto chiuse, questi allievi erano molto arrabbiati perché hanno aumentato le ore, tutte le questioni organizzative per cui si sentivano molto, molto oppressi, insomma avevano una brutta faccia. Ho detto: come faccio io 2 ore di lezione con queste brutte facce? Cercato di capire che cosa avessero, ho detto: vabbè, va, vi propongo la lettura di un lavoro sul panico, che però non è sul panico, ma è su panna, no? Sul panna. In effetti ho visto che attraverso questa narrazione mitica, proponendo questa metafora, che in fondo chi soffre di panico è un viandante solo nella solitudine della natura. Questa metafora, insomma, e tante altre cose, cioè, del mito, ci hanno aiutato molto. E poi alla fine loro mi hanno ringraziato perché si sono sentite vitalizzate e anche molto confortate dal fatto che in fondo queste lezioni non sarebbero state così terribili. E quindi ho pensato questo campo, no? Ritorna questo discorso del campo e sono molto grata per questa osservazione. Mi piace molto. Volevo aggiungere che il mare c'è anche in me, perché io sono siciliano e per me Messina è stato per tanto tempo un transito con sosta all'acquisto della pignolata o pignoccata, come si dice, e poi l'arrivo a Palermo. Però il mare lo porto dentro. Grazie. Bene, io penso che possiamo avviarci alle conclusioni. Ringrazio Sara e Luca. Sara Micotti e Luca Fanfani, che ci hanno dato veramente dei contributi che non dimenticheremo. Spero di rivedervi e di vedere altre produzioni di Luca e magari di lavorare ancora insieme con questa formula mista, a noi molto cara, tra l'altro. Grazie a tutti. Grazie a voi. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti. Dice Giuliana: quando soffia il vento dal sud arriva anche a Trieste. Grazie a tutti davvero e speriamo di poter fare un altro incontro quando sarà finito questo periodo e ci racconteremo delle cose nuove e anche creative. Grazie, grazie Donatella. Avete un programma bellissimo, per cui continueremo a seguirvi al sabato mattina. Grazie. Grazie a tutti voi. E veramente complimenti, davvero. Grazie, complimenti. Ciao Sara. Ciao. Alla prossima allora. Ciao a tutti, grazie. Ciao Maurizio, grazie. Ciao Marta. Ciao Sara, ciao Gil. Buona domenica a tutti. Anche a voi.